Buonasera a tutti, siamo qui per ascoltare questa conferenza a cura di Daniele Liberanome e Alfonso Sassoon, che cogliendo l'occasione della mostra di Chagall che stiamo andando a visitare, ci parleranno dei messaggi segreti della Torah nei lavori di Chagall. Prego, Daniele, se vuoi cominciare la tua esposizione. Perfetto, grazie Dante. Credo che siete... Mi sentite? Mi senti Paolo? Perfettamente, sì sì. Mi senti tutti. Perfetto, allora io volevo introdurre più che altro il discorso che farà Alfonso, parlandovi del museo Chagall in cui è esposta una delle opere appunto di cui parlerà Alfonso. Non so, spero che molti di voi o forse tutti siate già stati a Nizza a vedere questo museo. Se non ci siete stati, vale sicuramente la pena andarci. È uno dei vari musei che si trovano in Provenza, e che sono frutto della presenza di questi artisti in zona per molto tempo. Sapete che nel dopoguerra, soprattutto nel primo dopoguerra, in Provenza sono andati molti grandi artisti a stare, no? Picasso evidentemente, ma non solo. E quindi quello che è rimasto è un insieme di opere e soprattutto un legame con questo luogo che ha portato anche Chagall a creare questo museo. Cosa c'ha di particolare questo museo? Innanzitutto è un museo che nasce che è stato fatto nel 73, ma con il coinvolgimento diretto di Chagall. E quindi vedete anche che c'è tutta una struttura che è stata pensata insieme a lui, una struttura che non necessariamente oggi diremmo modernissima per un museo così come lo vediamo adesso, ma che ha in realtà un impatto molto forte. Per chi c'è stato si ricorderà che grazie alla fortissima cromia delle opere che ha inserito all'interno di questo museo, spostandoci da una sala all'altra, c'è un impatto visivo molto molto forte. Vedete qui c'è una parte che è quella legata ai grandi quadri che lui ha voluto mettere relative al messaggio biblico proprio suo, e un'altra parte grande che è collegata alle opere di Shira Shirim, e poi ci sono altre litografie. Però è una struttura in cui sembra essere privilegiata la parte cromatica oltre che alla parte del messaggio stesso. Sono opere che lui ha scelto una per una, e anche questo è importante. Sono opere non fatte appositamente per quel museo, sono opere che sono state fatte nel tempo e che in cui lui ha dato una particolare importanza. E perché voglio dire questo? Perché io credo che negli anni 60, fine anni 50, anni 60, la vena artistica, la vena innovativa di Chagall sia abbastanza decresciuta. Non è una cosa strana, vogliamo dire, non è una roba che uno... un appunto che fa soltanto a Chagall. Sono tanti gli artisti che una volta che hanno raggiunto una grande fama poi tendono a ripetere il loro modo, ciò che li ha portati a un grande successo. E così lo fa anche lui, prendendo, come vedete in queste opere, una serie di elementi e rimettendoli insieme, creando della composizione che qualche volta hanno un senso molto relativo, come per esempio, non so, questo Soleil de Sous de Mons, perché è stata avanzata una cittadina, non è niente di particolare, ecco, però che lui ci ha dovuto mettere per forza anche l'agnello, che a questo punto non manca mai, e il gallo, che ci mancherebbe altro, eccetera eccetera. Sono, vedete anche questo, gli innamorati dal viso verde, che anche qui non possono mancare innamorati che stanno insieme, la luna, il gallo, cioè sembra un sistema, un modo di creare le opere d'arte che aveva Chagall, ma che è di tanti, in cui alla fine si mettono insieme gli elementi che sono stati sviluppati nel tempo
nella fase di maggior creatività e poi li si rimettono insieme o si copiano l'uno dall'altro per creare delle opere, diciamo così, che vanno forti sul mercato, anche perché, attenzione, tutte queste opere qui le ho riprese dalle aste, e ciascuna di questo per esempio è stato venduto per più di 1 milione, tanto per darvi un'idea. Quindi non è che sono opere che noi diremmo opere poco importanti, però in realtà il contenuto qualitativo è quello che è. Ora, arrivando invece a noi, almeno ci piacerebbe, perché non si scorre, eccolo lì. Quello che invece voglio sottolineare è che in queste opere, alcune di quelle, anche di quelle di cui parlerà, Alfonso, sono opere in cui si vede quanto Chagall abbia voluto mettere del proprio, quanto Chagall abbia in qualche modo voluto scoprire aspetti diversi del proprio messaggio biblico, delle proprie radici, di quello che lui conosceva dei suoi studi di Torah, per creare una composizione che effettivamente ha degli aspetti di forte originalità. Ripeto, sono opere non del 73, sono opere per la maggior parte sono della fine degli anni 50, questa è del 58 per la precisione, e del fine degli anni 50, e non sono opere, sono opere precedenti che qui sono state messe insieme e con proprio stando attenta alla loro qualità. Guardate per esempio questa qui è un'opera del 58 appunto, e che, come vedete, parla di Adamo ed Eva cacciati dal paradiso. Qui benissimo, potremmo dire che ci sono i soliti due amanti che volano, che vediamo in altre sue opere, però qui c'è qualcosa di molto particolare. Innanzitutto c'è il fatto che non li vediamo necessariamente sposi come si vedono altrove, ma soprattutto questo sguardo teso ambedue verso il futuro. Cioè, se noi facciamo un confronto rispetto a una visione classica della cacciata dal paradiso, non so, ora mi viene in mente un Masaccio piuttosto che altri, è un momento di grande dispiacere, di grande dolore, no? Per aver abbandonato sei stati costretti ad abbandonare il giardino dell'Eden. Invece qui c'è un'idea diversa, cioè l'idea è un'idea molto più positiva, evidentemente figlia anche del periodo felice che lui viveva, in cui si guarda al mondo in modo molto più ottimista. Quindi uscire dall'Eden e entrare nel mondo è una cosa positiva, un messaggio molto particolare. Vedete anche qui, devo dire, molto interessante, no? Questa composizione che forse vuole anticipare da qualche parte un rovete ardente, ma sicuramente l'albero della conoscenza del bene e del male, che anche qui è considerato come una luce. È la luce che ci guiderà, che guida anche oggi. Tant'è vero che in modo molto interessante questo è creato quasi fosse un uomo, in forma antropomorfica. Un qualche cosa che non si trova altrove, francamente mi sembra un'idea molto interessante. Cioè che in realtà è lì la nascita del genere umano. Qualcosa che veramente ci contraddistingue. Poi essere bravi a prendere dei frutti da un albero o a mangiare cose che ci sono intorno, questo non è l'uomo, ma è qualcosa di diverso. Questo è invece quello che ci dice Chagall, ma che mi sembra molto interessante, che effettivamente fa dell'uomo quello che l'uomo è. Quindi l'uscita dal paradiso è la nascita del genere umano. Potrei andare ancora a parlarvi ancora, questo è per esempio interessante come a questo punto tutto quello che ha a che fare con la natalità, vedete qui la donna con il bambino, nasce in questa fase qui. Quindi una visione della cacciata del paradiso molto diversa, molto interessante, e credo che varrebbe la pena di andarla a vedere direttamente, un'opera molto impressionante, molto interessante. Vi faccio un altro paio di esempi, tanto per darvi un'idea della qualità notevole di questo museo. Ora qui vi faccio vedere una cosa in cui ritornerà anche Alfonso, ma
guardiamola da un altro punto di vista. Vedete, questa è una composizione che è innanzitutto interessante perché si rifà a una tradizione classica italiana, e non solo, ma soprattutto italiana. C'è una visione, un'idea di una molto barocca, di una fonte di luce che arriva dalle due estremità del quadro, della tela, che si incontrano a metà della tela stessa. Una cosa molto tipica del primo Seicento italiano, che lui qui recupera. Non solo recupera, ma tende in questo modo a suddividere il quadro in quadranti e in modo molto particolare. Questo è uno in parte attraverso Mosè, in parte attraverso il Sinai. E qui le cose da dire sarebbero tantissime, però vedete l'aspetto interessante di come Mosè e la montagna abbiano la stessa cromia, e quindi in qualche modo siano diventati un tutt'uno, in cui la legge in qualche modo è quasi lui stesso la legge. Guardate anche com'è interessante la divisione sulla, diciamo, per chi guarda la sinistra in basso, che è una visione molto più, diciamo, letteraria, in cui vedete l'episodio appunto collegato nella Torah all'episodio del Matan Torah, e quindi vedete che c'è Aaron in basso e poi c'è il vitello d'oro, tutte queste cose qui che hanno molto a che fare con l'episodio stesso. Mentre qui sulla destra, per chi legge, c'è tutto quello che è legato alla storia, che da questo deriva, e quindi ovviamente c'è lo Shabbat, e quindi c'è la figura delle famiglie, c'è anche qualche cosa che ha a che fare con la figlia, con la storia particolare di Chagall. Vedete in alto c'è questa figura di famiglia che fugge. Molto interessante, quindi tante idee. Una delle idee che vi ripropongo qui, ma che sarebbe interessante approfondire in altro momento casomai, è la suddivisione dei comandamenti. Vedete che ovviamente da un punto di vista di tradizionale, da un punto di vista anche tanto esegetico nostro, i comandamenti stanno 5 da una parte e 5 dall'altra. Invece qui, come vedete, non è fatto così, è fatto sostanzialmente 6 da una parte e 4 dall'altra. E questo è qualche cosa che varrebbe la pena di capire, perché se conoscete per esempio le dottrine dei cristiani adventisti, loro tendono a dividere 6 e 4, non 4, non in modo diverso. Però i 4 stanno nella prima tavola che si conclude con il comandamento dello Shabbat, e dall'altra parte invece stanno gli altri 6. Comunque c'è una visione che qui viene fuori, un'idea molto forte, un'idea molto approfondita, che non ha niente a che fare con una visione qualche volta banale che ha nelle sue altre sue opere. Altre due cose che vi faccio vedere rapidamente. Una è questo, come vedete, Abramo e gli angeli. È un'opera che è stata creata, come quella precedente, un periodo abbastanza lungo, tra il 60 e il 67. Quindi è un'idea che è venuta nel tempo, non è frutto, diciamo, dell'intuizione immediata. E anche qui c'è tanto di interessante. Vedete che rispetto all'opera precedente, che si sviluppava diciamo in una forma un po' più barocca, come l'intreccio di due fonti di luce, qui invece è molto orizzontale, quindi molto di opere religiose classiche, diciamo, molto orizzontale. E in tutto questo, quello che è interessante vedere, insieme a tante altre cose, a parte i colori fantastici utilizzati qui, no? Questa insistenza su qualche reminiscenza cubista che vedete su, nello sfondo, con la suddivisione dello spazio, ma da un'altra parte il forte legame che lui individua fra l'episodio dei tre angeli che vanno a trovare Abramo per dirgli che avrà appunto Isacco in figlio, e lo stesso episodio di Sodoma e Gomorra. Vedete, sembrano che vedete in alto sulla destra. La sua idea è quella che siano estremamente collegati questi due momenti.
sono vicini nel testo biblico, ma in realtà sono sempre vissuti come due momenti completamente separati, e che invece lui insiste a vedere come siano la stessa cosa, lo stesso tipo di atteggiamento, la stessa volontà di ascoltare e di essere comunque partecipe in quello che è la, la costruzione, il messaggio divino, così come si crea nel mondo. Guardate, anche molto interessante la figura di Sara, così come viene qua, no? Qui non c'è niente del sorriso classico che viene sempre attribuito a Sara. Ricordiamoci che aveva riso anche Abramo, non soltanto Sara. Ma comunque sia, vedete che è una posizione molto meno, molto più tranquilla, non senza questi aspetti di cui a volte si mette l'accentuazione. E qui vediamo in alto invece il ricordo di quanto scappano, vanno in Egitto, Sara e Abramo, cioè tutta quella fase lì, anche molto interessante del loro rapporto, che si genera in quel momento lì. Abbastanza celebre il fatto che alla fine sembra che Abramo si accorge che Sara è effettivamente una donna, una moglie, quando la vuole il faraone, quando va in Egitto. E quindi c'è un riferimento di questo genere. L'ultima cosa di cui vi faccio vedere, prima di passare la parola a Alfonso, è un'opera che viene anche questa da una sezione diversa del museo. Cioè, come vi ho detto, c'è la sezione che è quella dei Shira Shirin, quello del Cantico dei Cantici. Sono diverse opere che sono state create per la maggior parte, per un lungo periodo intorno agli anni 60, cioè dagli anni 60. E questo lo stesso dicasi per questa, un pochino precedente, ma soprattutto quello che è interessante è come siano figli di un approfondimento abbastanza lungo. E quello che io penso che sia più interessante in questa opera è questa volontà sua di proporre l'avvicinamento fra culture diverse da cui lui è influenzato. Chiaramente Shira Shirin è l'inno all'amore, quindi non poteva mancare il re Shlomo in alto insieme alla moglie, anche con un atteggiamento eroticamente forte. Però l'idea più interessante, io credo che siano su un cavallo, che è un po' uno degli elementi tipici della cultura russa in cui ha vissuto, e quel cavallo lì, che in realtà con la cultura ebraica ha poco a che fare, che porta il bouquet di fiori, che invece così spesso si trovano nei quadri dei matrimoni, no? in Chagall. Ecco, un legame fra i due che fra l'altro è rafforzato, anche se vedete in basso, da parte in sotto, in cui c'è sì da una parte la tipica torre di Gerusalemme, la torre di Davide, in realtà di Davide, ma più tarda, comunque sia uno dei simboli di Gerusalemme, quella torre lì, che però è vicina a un'altra cupola che vedete sulla destra, che ovviamente con Gerusalemme non ha niente a che fare. Ecco, un'idea che viene fuori da molto originale, che viene fuori dal suo insieme della visione di Shira Shirin. Qualche cosa che ha a che fare non soltanto nell'amore personale delle persone, ma anche un amore più generale, la vicinanza fra popoli diversi, fra culture diverse, su cui lui mette l'accento. Quindi opere ricche di significato, opere belle, che andrebbero viste direttamente, spero che lo facciate, se non l'avete già fatto. Ma comunque l'idea fondamentale è che dentro a queste opere Chagall ha messo molto del suo. E a maggior ragione così lo scoprirete su qualcosa che vi verrà adesso a raccontare Alfonso. Per cui vi ringrazio per l'attenzione fino adesso, e passo la parola ad Alfonso, che ovviamente siamo ormai una coppia di fatto io e lui, per cui non possiamo parlare di cose simili. Grazie Daniele, credo che varrà veramente la pena di andare a fare questa visita al museo di Chagall a Nizza. Grazie veramente per il tuo intervento, e Alfonso sei con noi?
sentite? Sì, perfetto. Ti vediamo. Ok, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Grazie Daniele per la coppia di fatto, però oramai, come si dice, questa è la terza volta che facciamo una conferenza assieme, per cui è una casacca, per cui oramai dobbiamo andare avanti. Mi piacerebbe partire da dove hai finito tu. Volevo solo dire una cosa, richiamare un midrash riguardo la penultima opera che hai fatto vedere, quella dei tre angeli che vanno a trovare Abramo e Sarah. Non è un caso che Chagall abbia disegnato sulla destra la distruzione di Sodoma e Gomorra, perché il midrash ci dice che un angelo viene sulla terra e porta a una sola missione da svolgere. Quindi un angelo di quelli era venuto per la guarigione, per far visita ad Avraham Avinu nel terzo giorno del Brit Milah, quindi è il giorno che dicono i maestri è quello più doloroso. E infatti, mentre tu parlavi, Daniele, notavo che le mani di Avraham proteggono il Brit, cioè sono proprio sulla parte bassa del ventre, quasi a proteggere il Brit, o quasi a dire ho dolore lì. Un angelo era venuto per annunciare la nascita l'anno dopo di Yitzhak, e un angelo era venuto per annunciare la distruzione di Sodoma e Gomorra, tant'è che poi gli angeli si spostano e vanno sempre in sembianze umane a trovare Lot che si trovava a Sodoma e Gomorra. Quindi questo valora ancora di più il fatto che Chagall era un grande conoscitore della cultura ebraica, del Midrash, dei commenti. Allora, io ho messo come copertina della mia presentazione questo quadro di Chagall, che è un quadro doppio. Io non sono un critico d'arte, quindi mi scuserà Daniele, mi scuseranno gli altri, ma l'ho messo perché in questo quadro viene raffigurato, il quadro è autoritratto, spero si veda bene, cerco di aumentare un pelo. Autoritratto con sette dita, e in più vedete che sulla tela c'è un altro quadro di Chagall che qui lui riproduce nuovamente, alla Russia, agli asini e agli altri, che è del 1911-1912. E questo l'ho messo perché questo discorso delle sette dita fa riferimento a un modo di dire Yiddish che ho riportato qui. Non me lo fate dire perché io sono sefardita fino al midollo e quindi farei una brutta figura. La traduzione è con tutte le sette dita, come dire faccio qualcosa in un modo supremo, mettendoci tutte le mie forze, tutte le mie energie. E quindi l'ho voluto riportare, tanto perché qui c'è già un primo collegamento, seppur in un quadro che non ha nulla a che fare con l'aspetto ebraico, invece di qualcosa di ebraico, come è il discorso della lingua Yiddish. Chagall sappiamo che ha due grosse influenze, una è quella della cultura russa e una è quella della cultura ebraica. Io naturalmente parlerò di una cosa riguardante la cultura ebraica. Aveva affermato Chagall che era sempre stato affascinato dalla Bibbia, l'abbiamo visto prima con quanto ci ha raccontato Daniele e lo vedremo ancora di più oggi. Quindi io da quello che ho potuto vedere credo che questo è veramente, siccome anche per l'ebraismo un pittore comunque esprime nel suo quadro un qualcosa che viene dalla Neshama, quindi un qualcosa di assolutamente spirituale. Beh, io oggi vi farò vedere una cosa in particolare di uno dei suoi quadri, che poi, forse per caso, forse boh, non lo so, ho avuto modo di studiare separatamente una lezione di un maestro contemporaneo americano che è Rabbi Foreman, e ho detto, oh cavoli, questo è proprio... deve averlo immaginato Chagall, chiaramente, ovviamente è qualcosa che gli è nato dalla suo aspetto più spirituale. Le opere in tema biblico di Chagall sono circa 400, comprensive dei disegni. Io oggi analizzerò un'opera che è quella di Mosè e il rovetto ardente.
L'opera è un'opera, qui la vedete raffigurata in piccolo, del 1966, si trova proprio al Museo Nazionale del Messaggio Biblico a Nizza e ha una particolarità perché questo quadro, la storia che rappresenta questo quadro, viene letta come si fa per l'ebraico, cioè da destra verso sinistra. Spero che si veda sufficientemente... ecco, certo. Bene, sì, tranquillo. Bene, allora, la storia del rovetto ardente la conosciamo più o meno tutte, si svolge nel capitolo 3 del libro di Shemot, dell'Esodo. Mosè è scappato dall'Egitto perché il faraone lo vuole, lo ricerca perché lui aveva ucciso l'egiziano, quindi va a Midian, aiuta queste sette pastorelle, figlie del sacerdote di Midian, Itrò, e poi sposa la primogenita Zippora. Dopodiché diventa il pastore del gregge di Itrò. Un giorno, pascolando, la Torah ci dice che vede questo roveto che si brucia, che brucia, non si consuma, e una voce, la voce di un angelo, che qui vedete Chagall raffigura proprio qua al centro, che gli parla dal roveto. Però, qui c'è una cosa un po' particolare, perché Chagall disegna sulla destra un po' le conclusioni di quello che avviene al rovetto ardente. Cioè, al rovetto ardente Dio gli dice a Mosè, adesso poi lo vedremo nei particolari del testo perché penso che sia qualcosa veramente di spettacolare, gli dice vai, torna in Egitto, perché oramai chi voleva ucciderti non c'è più, e libera il mio popolo e portalo verso la terra promessa. Invece qui Chagall raffigura anche alcune cose che avvengono. E nel testo non si parla, nel testo del rovetto ardente non si parla assolutamente del passaggio. Qui vedete viene raffigurato quasi anche qui è il corpo di Mosè, no? Però qui c'è gli egiziani che, anzi, ecco, li ho messi in evidenza, gli egiziani che affogano investiti dall'onda del mare che si richiude, gli ebrei che passano, e poi ancora una volta qui la ricezione delle tavole della legge. Ora, di tutto questo nella scena nell'episodio del rovetto ardente non si parla assolutamente. Questo che io ho cerchiato in rosso qui, sì, perché una dei simboli, dei messaggi che Dio dice a Mosè come messaggio per farsi credere dal popolo è quello di mettere la sua mano dentro la tunica sul suo petto, e la mano esce bianca, dice la Torah, colpita dalla zarat, che abbiamo detto traduciamo pure come lebbra. Infatti vedete che il colore delle due mani è assolutamente diverso. Poi Mosè la rimette dentro e la mano torna normale. Ecco, questo sì avviene. Qui vedete che c'è sopra qui il gregge che Mosè portava al pascolo. E qui sembrerebbe... che Chagall sia andato a interpretare una cosa, un collegamento proprio col testo e col testo del momento in cui vengono date le Aseret HaDibrot, come poi Bezrat Hashem per 3 settimane, proprio sarà Shavuot, vedremo come ci sono questi collegamenti. La cosa strana è che qui lui raffigura appunto le tavole della legge, ma abbiamo visto prima che c'è un quadro che è Mosè che riceve le tavole della legge. Anche qui mi permetto un piccolo inciso: nella realtà qui c'è, sapete che le tavole della, una delle divisioni dei 10 comandamenti, cioè la Aseret HaDibrot, le 10 parlate nella realtà, è che le prime 5 rappresentano il rapporto tra noi e Akadosh Baruch Hu, e le seconde 5 tra noi e il nostro prossimo. Qui Chagall, secondo me, va a interpretare, spostando la quinta, va un po', come dire, a interpretare alcuni
messaggi dei nostri maestri, perché chiaramente la quinta, il quinto comandamento, che è quello di onorare il padre e la madre, viene visto più come un comandamento tra l'uomo e il suo prossimo, piuttosto che l'uomo e Dio. Preannuncio a Paola che sto preparando per Shavuot, per il pranzo di Shavuot, una lezione proprio su questo aspetto dei 10 comandamenti, i 10 comandamenti come pietra miliare di tutte le 613 mitzvot, il codice con cui si interpretano le 613 mitzvot. Bene, allora vediamo un attimino. Allora io voglio adesso fare con voi un lavoro sia su quello che avviene al momento, quindi il prologo di Mosè che si avvicina a questo rovetto ardente, e il prologo di quando Mosè sale sul monte Sinai per ricevere le tavole della legge, visto che Chagall ha proprio disegnato come punto d'uscita di quel quadro sul rovetto ardente, quindi come fosse l'obiettivo finale. Noi sappiamo che poi quello è stato sicuramente un momento, ma la Torah non ne parla, quindi Chagall va un pochino oltre. E poi vorrei confrontare quello che avviene al rovetto ardente, i colloqui, le relazioni tra Mosè e Dio, e quello che avviene invece nei primi 10 comandamenti e nei primi 5 comandamenti, scusate, che mettono in relazione Dio col popolo di Israele. Allora, ecco qua, ci sono delle analogie pazzesche. Questa è la prima, ok? Dice così, leggo il testo di Shemot, dice che Mosè al rovetto ardente è Ayaroe Etzon Itro, lui pascolava il gregge di Itro, suo suocero, Cohen di Midian, sacerdote di Midian. Lui porta, vado un po' veloce per non annoiarvi troppo, però dice così a un certo punto, è quello sottolineato, il testo sottolineato, dice Vayavo, sto guardando, sto parlando della parte sinistra del lucido, Vayavo Elara Elohim Choreva, che arriva al monte di Dio, a Chorev. Sulla destra ho messo quello che invece c'è scritto nella momento in cui vengono date le tavole della legge, i 10 comandamenti. Anche qui viene usato lo stesso verbo, vayavou midbar Sinai, ed è lo stesso luogo, siamo sempre a Chorev, perché comunque la Torah al momento del rovetto ardente ci dice che lui porterà il popolo, dice Dio a Mosè, a fare una vodà, a fare dei sacrifici per Dio sul monte di Chorev. Quindi viene usato questo stesso verbo, ma c'è di più, che qui Mosè è pastore del gregge di Itro e sulla parte destra, al prologo, al monte Sinai, alla salita sul monte Sinai, Mosè è il pastore del popolo di Israele. Quindi questa è la prima analogia, ci sono gli stessi verbi, gli stessi luoghi. Poi c'è un'altra analogia, che il rovetto brucia e sappiamo che non si consuma. Beh, quello che leggeremo esattamente a Shavuot, che il monte Sinai, quando Mosè è salito, Ve'ar Sinai Ashan Kulò, era tutto un fumo, bruciava tutto. Anche qui c'è una perfetta analogia. Quindi abbiamo l'analogia di Mosè che si avvicina a un luogo che è lo stesso luogo, abbiamo un qualcosa che brucia e non si consuma il rovetto ardente, abbiamo un monte pieno di fumo, di fuoco, eccetera, eccetera, anche al momento delle tavole della legge. Quindi c'è una seconda analogia nell'avvicinamento a questi due eventi. Ma ce n'è una terza. Mosè viene chiamato da Dio e al rovetto ardente dice così il pasuk vaikra elav Elohim mitoch hasneh, che Dio chiama Mosè, lo chiama da dentro il cespuglio, da dentro il cespuglio arriva questa voce,
Questo è quello che succede al rovetto ardente e questo è quello anche che succede al Monte Sinai. Mosè viene chiamato da Dio. Vaikra Hashem el Mosè. Anche qui un'altra volta lo stesso verbo, vaikra, vaikra. C'è una perfetta analogia, vediamo per la terza volta, tra quello che succede al rovetto ardente e quello che succede sul Monte Sinai prima al rovetto ardente, prima che Dio parli con Mosè, e sul Monte Sinai prima che Mosè salga per ricevere le tavole della legge. E infine c'è una quarta analogia in questo prologo, perché sul monte, al rovetto ardente, scusate, io sempre analizzo la parte di sinistra del lucido e poi quella di destra, Dio dice a Mosè, Vayomer, al tikrav alom, non ti avvicinare, shalna alecha me'al raglecha, togli le scarpe dai tuoi piedi, perché amakom asher ata omed alav, il posto, che amakom asher ata omed alav, il posto, in cui tu ti trovi, in cui tu stai in piedi, Admat Kodeshu, è una terra particolare, è una terra che ha una certa Kdusha. Beh, questo succede anche al Monte Sinai, in cui Dio dice a Mosè di riferire al popolo che nessuno si doveva avvicinare o salire con noi, con lui, scusate, Veam agliursul alot el Hashem. Il popolo non doveva salire, non doveva avvicinarsi, addirittura la Torah ci dice non dovevano toccare il monte, perché c'era un aspetto di Kdusha, c'era un aspetto, noi oggi traduciamo Kdusha con santità, ma insomma è un qualcosa che ha un livello particolare. Quindi questo è il quarto momento nel prologo dove avvengono le stesse cose al rovetto ardente e prima di ricevere la Torah. Io quando ho iniziato a studiare questa cosa dico, mamma mia, qui Chagall, non so se ha studiato questo, però devo dire la verità che mi ha lasciato abbastanza, come dire, così stupito, e ho detto, ma proviamo ad approfondire. Quindi riassumo. Ci sono quattro momenti che sono analoghi nel prologo a Dio che parla a Mosè al rovetto ardente e Dio che parla a Mosè prima che lui salga a prendere le tavole della legge. Riassumo, il primo è Mosè che da una parte è il pastore del gregge di Itrò e dall'altra è pastore dell'Am Israel, del popolo di Israele, e che entrambi gli eventi avvengono sul Monte Sinai a Horeb. La seconda è che abbiamo un fuoco che non si consuma, o da un lato questo rovetto che brucia e dall'altro il Monte Sinai che brucia e fa fumo. Il terzo che Dio chiama Mosè, lo chiama da una parte, lo chiama dall'altra. E il quarto che in entrambi i casi, da un lato viene detto a Mosè di non avvicinarsi, anche perché lì il rapporto era solo tra Dio e Mosè, e dall'altro invece viene detto al popolo, addirittura anche al bestiame, che non deve avvicinarsi al monte perché ci troviamo in una situazione elevata, una situazione di Kdusha. Quindi queste sono le due cose, e già da qui ho detto, beh, non è un caso che Chagall in quel quadro alla fine abbia raffigurato proprio le tavole della legge e il Ma'amad Ar-Sinai, cioè il momento in cui Mosè è salito sul Monte Sinai. Perché tra l'altro l'unica cosa che dice la Torah, che Dio dice a Mosè nel rovetto ardente, che poteva essere l'obiettivo, è che doveva portare il popolo in Eretz Kenan, in Eretz Israel, quindi che gli darà la terra dei sette popoli, la terra che aveva promesso Abramo, Isacco e Giacobbe e così via. Ma di sicuro nel brano di Esodo 3, di Shemot, capitolo 3, non si parla in alcun modo delle tavole della legge. Bene, però c'è di più tra questi due momenti, e adesso andremo ad analizzarli veramente nel dettaglio di quando Dio
parla a Mosè al rovetto ardente e di quando Dio parla a Mosè con dandogli i 10 Aseret HaDibarot, chiamiamoli pure 10 comandamenti. Io qui non voglio entrare sul fatto se sono comandamenti, il primo non lo è, eccetera, eccetera. Bene, vediamo. Al rovetto ardente, Mosè ha 5 scambi colloqui con Dio. Mosè non ne vuole sapere di andare a liberare il popolo, probabilmente sapeva che essere leader del popolo ebraico non è proprio una passeggiata di salute, e quindi cerca di contrastarlo fino a che Dio alla fine, come dire, anche uno sfogo, insomma, si inquieta perché dice, vabbè, devi andare, Aaron ti darà una mano e così via. Alla rovetta ardente, alla fine, si crea un legame personale tra Mosè e Dio, si crea quella che noi oggi chiameremo dell'empatia. E qui ho preso una delle tante affermazioni di empatia, che è la capacità di sentire con l'altro, la capacità di entrare in sintonia con l'altro, di condividere le sue gioie, le sue esperienze, anche i suoi momenti meno belli, eccetera, eccetera. E qui si crea l'empatia al rovetto ardente tra Dio e Mosè, cioè un'empatia quindi uno a uno. Sul monte Sinai il popolo riceve le tavole della legge, come abbiamo detto sono i comandamenti, appunto, sono 5 più 5, come vi dicevo prima, i primi sono quelli tra l'uomo e Dio e i secondi quelli tra l'uomo e il suo prossimo, e noi ci soffermeremo tra i primi. Perché? Perché dice così la Torah che quando il popolo arriva sotto il monte Sinai a Horev, c'è scritto Vayachanam, che viene usato questo verbo al singolare. E Rashi ci spiega, Rashi è il commentatore medievale che si sofferma proprio sull'aspetto del pshat, quindi quello della, risponde un po' alla domanda del bambino di 5 anni che chiede ma come mai prima i verbi erano tutti al plurale e adesso la Torah usa un verbo al singolare. La realtà è perché il dice Rashi che lì il popolo era Keish Echad Belev Echad, come un solo uomo con un solo cuore. E da qui si impara che per poter, come dire, creare il nostro rapporto con HaKadosh Baruch Hu, il popolo deve essere unito. Se il popolo non è unito, questo rapporto è veramente molto difficile e non è quello che la Torah ci chiede. Apro una piccola parentesi, abbiamo letto la scorsa settimana un verso molto importante nella parasha di Kedoshim che dice Ve'aftale re'acha kamocha, ama il prossimo tuo come te stesso. Non mi soffermo su, perché potremmo parlare delle ore su questo, ma Rashi dice in quel frangente, riporta un pensiero di Rabbi Akiva che dice Zeklal gadol batorah, questa è una... la grande regola generale della Torah. I maestri chiedono come mai Rashi riporta questo e perché questa regola generale. Beh, perché le 613 mitzvot, un'interpretazione dice, sono date da una più 612. Quando noi abbiamo una regola generale significa che sotto ci sono le regole particolari, i pratim. Allora, la regola generale più grande della Torah è Ve'aftale re'acha kamocha, ama il prossimo tuo come te stesso. Sotto ci sono le altre 612 mitzvot. Allora, prima delle altre 612, credo che dobbiamo fare tutti noi sempre uno sforzo per cercare di amare il prossimo come noi stessi, quindi di creare questo legame empatico con lui, di starlo ad ascoltare, eccetera. Quindi qui si crea, tornando al Monte Sinai, si crea un brit, si crea un patto tra il popolo e Dio. Quindi da un lato il popolo come un unicum e HaKadosh Baruch Hu, questo è sul Monte Sinai, e dall'altro rovetto ardente un unicum tra Mosè e Dio. Allora andiamo avanti, cerchiamo di capire sempre di più questo disegno, queste tavole della legge che chiudono in alto a sinistra il quadro del rovetto ardente. Allora, analizziamo questo legame e utilizziamo la corrispondenza dei 5 colloqui che Dio ha con Mosè.
al rovetto ardente, in questo rapporto intimo che si viene a creare, e i primi 5 comandamenti, che sono sì quelli tra l'uomo e Dio, ma l'uomo qui inteso come il popolo di Israele, che sotto il monte Sinai, al momento in cui riceve i 10 comandamenti, è un uno, come un unico uomo, con un solo cuore, come ci dice Rashi. Allora, vediamo anche qui il testo, e dice così il testo al rovetto ardente. Dice Dio a Mosè, questo è il primo dei colloqui. Vayomer, e disse, Anochi Elokei Avicha, io sono il Dio dei tuoi padri. E poi gli dice, Veyotze Tammi Bene Israel mi Mitzrayim, e tu farai uscire, fai uscire il mio popolo dall'Egitto. Andiamo adesso dall'altra parte, seguiamo la freccia. Guardate, è pazzesco. Il primo comandamento dice, Anochi Hashem Elokecha, io sono il Signore tuo Dio. Qui non lo poteva dire a Mosè perché doveva ricordargli chi era, doveva legarlo con la sua storia. Ricordiamoci che Mosè ha vissuto praticamente da egiziano in Egitto. Che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Qui sono evidenziate, sono esattamente le stesse parole. Elokei Avicha, Hashem Elokecha, Otzeticha Meretz Mitzrayim, Otzet Bene Israel Mi Mitzrayim. Quindi è esattamente questo messaggio, questo primo messaggio, questa prima relazione tra Mosè e Dio è la stessa che poi viene nel primo dei 10 comandamenti. Manca tutta una parte centrale in cui Dio crea questa empatia, perché abbiamo detto che il popolo arriva sotto il monte Sinai, ha visto i miracoli, ha visto le 10 piaghe in Egitto, ha visto l'apertura del Mar Rosso, eccetera, eccetera, quindi arriva come che ha già creato un'empatia con HaKadosh Baruch Hu, non ha ancora peccato con il vitello d'oro, ma qui ha già creato un'empatia. In mezzo tra queste due frasi al rovetto ardente, Dio dice, Vayomer Hashem, dice Dio, Ra'o ra'iti etoni ammi asha b'Mitzrayim, ho visto la sofferenza del mio popolo in Egitto, ve'tzakatam shamati, le loro urla, ho ascoltato mi penei noxav, dal parte dei loro, come si dice, da coloro che li tengono prigionieri, eccetera, eccetera, chi ha dato machovav, che ho preso coscienza della loro situazione di difficoltà. Bene, qua si crea l'empatia, è il momento in cui si crea l'empatia tra Dio e Mosè, e soprattutto tra Dio col suo popolo, e questa empatia, una volta creata, dall'altra parte non la trovo. Però le due frasi iniziali e finali di questo colloquio al rovetto ardente tra Dio e Mosè le ritroviamo, ovviamente, mutatis mutandis, comprendendo che la situazione è diversa, ma sono le stesse parole del primo dei 10 comandamenti. Andiamo alla seconda delle relazioni. Dice, Mosè risponde a Dio e gli dice, mi anochi chi elech el parò, chi sono io che vado dal faraone, vechi oziet bene Israel mi Mitzrayim, e che posso far uscire i bene Israel dall'Egitto? E Dio gli risponde, chi eiei mach, perché io sarò con te. E dice anche, ve tavdun et elokim al arase, e verrete per servire Dio su questo monte. Anche qui evidenziato le parole, guardiamo il secondo dei 10 comandamenti. Qui gli dice chi è mach, e sarò con te. Cosa c'è scritto nel secondo dei comandamenti? Lo ye lecha elokim acherim al panai, ve lo tavdem, non avrai nessun altro Dio lì fuori di me. E non lo servirai, esattamente le stesse parole. Guardate, si vede proprio analizzando il testo, chi è Yeimach lo Yelecha, io sarò con te, ma tu non avrai altri. Quindi sono le stesse identiche radici, le stesse identiche parole, dovrai servire me, Tavdun et Elokim al Arase, e non dovrai, Velot Tavdem, e non dovrai servire altri dei all'infuori di me.
c'è una seconda relazione fortissima tra il secondo colloquio, la seconda relazione tra Dio e Mosè sul monte, sulla rovetta ardente e il secondo dei comandamenti. Ma andiamo avanti. Allora dice Mosè, dice così, Mosè ribatte nuovamente, siamo alla terza volta, e gli dice, Inne anochi ba'el bene Israel, io ecco arrivo dal popolo di Israele, i figli di Israele, Vamuli, e mi diranno, ma Shemò, come si chiama Dio? Benissimo. E gli dice, ma Omar Alem, cosa gli rispondo? Qual è il tuo nome? Terzo comandamento, lo ti sai Shem Hashem Elokecha Lashav, non dovrai nominare il nome di Dio in vano. C'è un'altra corrispondenza nel testo tra quello che avviene al rovetto ardente e il terzo dei 10 comandamenti. Allora adesso potete già iniziare a capire che non è un caso che Chagall alla fine abbia disegnato, è qualcosa che probabilmente gli è venuto dal profondo della Neshama. Io quando ho studiato questa lezione, non ho ancora finito, vi assicuro che sono rimasto un attimo così, ho detto wow, qui c'è veramente una roba pazzesca. Dio risponde in questa terza relazione, dice così a Mosè, lo sappiamo la famosa frase, Eye Asher Eye, ho portato questo al Talmud Berachot per specificare questa cosa del nome, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כי השם דיצה משה, לך אמור להם לישראל, די וי, די הישראל, על פופולות ישראל, אני הייתי מכם בשיבוד, בשיבוד זה, יו סונו סטטו קומבוי עם קווסטה סקייביטו, ואני אהיה עמכם בשיבוד מלכויות, יו סרו קומבוי עם תותה לסקייביטו. Allora משה לי ריספונדה, אמר לפניו, ריבונו של עולם, padrone del mondo, dai la zara bishata, basta questa disgrazia che abbiamo in questo momento, non c'è bisogno di dire al popolo che avrà altri momenti in cui sarà schiavi, saranno in una situazione non piacevole. Amar lo a Kadosh Baruch Hu, lechem olaem, eye shelachani alechem, quindi un eye, Dio lo elimina lui dal testo della Torah nel secondo passaggio, dice Eye Asher Eye, sono oggi, sarò anche domani con voi in momenti difficili, gli dice va bene, lavoriamo solo sull'adesso, lavoriamo solo sul presente e quindi un Eye sparisce. Però Mosè non è ancora convinto e dice, ma non mi crederanno, ma figurati cosa stai dicendo, eccetera, eccetera. E allora Dio gli dà a Mosè, gli dice tre cose. La prima, gli dice di buttare per terra il suo bastone, gli dà tre testimonianze anche, no? Quindi tre cose da fare. Mosè butta per terra il suo bastone e diventa un serpente e sappiamo poi che questo serpente, una volta preso per la coda, quando Dio dice riprendo per la coda, ritorna ad essere un bastone. Poi gli dice di mettere la mano dentro il suo petto e esce bianca come la neve, Metzorat, Kashaleg, con la Zarat, e quello è proprio il punto che abbiamo visto in quel quadro e probabilmente Chagall l'ispirazione l'ha avuto da questo passo qui e poi la rimette dentro e la mano torna normale. E poi la terza cosa gli dice prenderai dell'acqua del Nilus, del Nilo, del fiume e la butterai sulla sabbia e Beaiule Damba Yabashai saranno sangue. Quindi ora di questi tre segni che vengono dati a Mosè, noi sappiamo dalla storia, da quello che ci racconta la Torah, che sicuramente quello del serpente è avvenuto. Tant'è che anche i Khartoumim, i maghi di Egitto, hanno buttato per terra i loro bastoni, sono diventati serpenti. Il Midrash dice che però il serpente, anzi, c'è la Torah,
il serpente di Mosè ha mangiato i serpenti degli egiziani, dei maghi egiziani. Quello dell'acqua del Nilo che diventa sangue, lo sappiamo perché è la prima piaga. La cosa strana è che non c'è nulla che riguarda invece il secondo segno, che è quello della mano con la Zarat. Ora, questa cosa qui, maestri, ci dicono è perché Mosè aveva in qualche modo parlato male del popolo dicendo Veim lo yaminu bi, e se non mi crederanno, quindi non aveva avuto fiducia. Questo fatto di aver fatto un po' di lashon hara sul popolo, anche Mosè viene punito, e sappiamo che la Zarat, che noi traduciamo come lebbra, che è questa malattia della pelle, è una malattia che viene quando si fa lashon hara, e quindi anche Mosè viene colpito. Infatti questa cosa qui poi non viene più riportata nel testo. Beh, questi sono, dice la Torah, tre otot, tre segni, e il quarto comandamento dice che ot i beni u benechem. Dice proprio così la Torah, che lo Shabbat, che il quarto comandamento riguarda lo Shabbat, è un ot, è un segno, è un qualcosa che ci lega a noi con Dio, e quindi anche qui viene usata la stessa parola, quelli sono otot, e questo, lo Shabbat, è un ot, quindi anche in questo caso c'è, sulle parole che usa la Torah, c'è esattamente una corrispondenza. Benissimo, arriviamo in fondo, l'ultimo dei momenti, qui Mosè non sa più cosa dire, e dice così, Vayomer Mosè l'Hashem, che Dio dice, Mosè dice a Dio, Lo ish dvarim anoch, io non sono un uomo di parole, sapete il Midrash che Mosè aveva messo a 3 anni, carboni in bocca, eccetera, eccetera. E la Torah dice, Kaved pe ve kaved lashon anoch, io sono pesante, kaved vuol dire pesante di pe, di bocca e di lashon, e di lingua, la bocca e la lingua pesanti. E Dio gli risponde, mi sampela, da chi è che ha messo la bocca, che ha dato la bocca all'uomo? Non sono forse io, lo anochi Hashem, ve'ata lech, ve'anochi iem impicha. E tu adesso vai e io sarò con la tua bocca, ve'oriticha certe da bere, ti mostrerò tutto quello che tu devi dire. Io vorrei porre l'attenzione su questa parola kaved, che è esattamente la stessa radice che noi troviamo, anzi la stessa radice, la stessa parola, che noi troviamo nel quinto comandamento. Kaved et avicha vetimecha, perché kibud e kaved hanno questo doppio significato, vogliono dire sia una cosa pesante, ma kaved è anche kibud, è l'onore. Quindi l'ichvot Shabbat, in onore del sabato, kaved et avicha vetimecha, il quinto comandamento è onorare il padre e la madre. E anche qui c'è una perfetta relazione tra il quinto momento di relazione tra Hashem e Mosè rovet ardente e il quinto comandamento. Quindi abbiamo visto in conclusione che in questo quadro in realtà così c'è un significato profondo. Io adesso non so se cosa avesse studiato Chagall, probabilmente come abbiamo visto anche sul discorso degli angeli eccetera, era un ottimo conoscitore non solo del testo, ma anche delle spiegazioni di Rashi, dei Midrashim, perché chiaramente disegna delle cose che solo qualcuno che aveva studiato poteva disegnare. Quindi abbiamo visto che le parole sia del prologo al rovetto ardente, ma anche proprio di quello che succede al rovetto ardente, e di quello invece del prologo e di quello che succede al Monte Sinai, con i primi 5 comandamenti che abbiamo ricevuto, c'è un'analogia del testo, c'è una corrispondenza delle parole del testo pazzesca, e io non so,
ripeto, a me quando vi, così, ho studiato questa cosa e poi mi era rivenuto in mente il quadro di Chagall, ho detto, ho proposto a Paola di poterlo esporre, così mi sembrava molto interessante, almeno a me. Spero di non avervi annoiato troppo. Vi ringrazio sempre, come sempre, per l'attenzione. No, ovviamente se ci sono domande sono qui. Ci lasci sempre sbalorditi per quante cose riesci a trovare anche nell'arte. Grazie. Allora, ridò la possibilità alle persone di smutarsi, così. E apriamo anche, voglio guardare la chat, che non ho voluto. Allora, però preferirei vedere se qualcuno si è prenotato, perché se smuto tutti insieme ho paura che poi fa molta confusione. Allora, vediamo se c'è qualcuno che si è prenotato per le domande. Allora, non vedo domande. C'è qualcuno che vuole fare domande a Alfonso Sassoon? O anche a Daniele? O anche a Daniele, assolutamente. Ok, prova a smutare, siamo tutti zitti però, proviamo a prendere la parola solo chi vuol fare domande. Ok. Io, Paola. Sì, prego, prego. Vorrei fare una domanda. Prego. Una, appunto. Sono brani questi che sono importanti, ovviamente Shemot e Har Sinai, e la corrispondenza è una corrispondenza non solo linguistica ma estremamente concettuale, molto, molto, molto forte. Ecco, quello che io non riesco, siccome Chagall è un uomo che si è formato nella Russia degli Stetch, cioè sin da bambino ha studiato la Torah, no? Cioè, quindi ha una formazione sulla Torah estremamente approfondita. Poi va, prima di diventare ministro della Rivoluzione d'Ottobre, perché lui partecipa alla Rivoluzione d'Ottobre, ministro di Lenin, va a Parigi e continua ad approfondire gli studi, poi tutto il discorso dell'Angelus Novus, che poi Israele oggi è nel Museo di Israele, è legata a una sua religiosità molto intensa, molto forte. Ecco, quello che io non ho capito è cos'è la simmetria tra il Roveto Ardente, Sandal. Sandal, abbiamo fatto uno studio Sandal, un termine aramaico che diventa tutto e Har Sinai, mi è chiaro, no? Perché è una simmetria molto legata alla Torah. Quello che non mi è chiaro è la simmetria tra l'arte, tra la rappresentazione artistica, io poi sono uno storico dell'arte, quindi la rappresentazione artistica di Chagall, di questi episodi che per l'altro in parte avevo visto prima quando Libera Nomen aveva alcuni esposti, e queste le tematiche di corrispondenza. Per esempio, l'ultima cosa che ha citato è il kavod, cioè il kaf bet daret, che in Kedoshim, con la quale comincia anche l'altra parasha di Kedoshim. Ecco, questa è la simmetria con uno Chagall che non ho colto, mi scusami. Con l'espressione artistica di Chagall, cioè che cosa ha significato nella sua formazione, mi è chiarissimo, no? Lui è uno studio, è nato studiando la Torah. E come queste simmetrie, che sono estremamente rigorose sul piano
diciamo, dello studio della Torah diventino possibilità di interpretare Chagall, questo mi è meno chiaro. Allora, diciamo che questa è la mia personale chiave di lettura di quel dipinto di Chagall. Possiamo rivederlo, chiedono dal pubblico. Sì, sì, certo. Condivido lo schermo un attimo. Aspettate che torno sul quadro. Eccolo qua. Ingrandisco anche un po'. Allora, ecco, quello che mi aveva un po' così particolarmente acceso qualche lampadina è il fatto che sulla sinistra Chagall interpreti, ovviamente, come tutti i pittori, quindi lui dà questa interpretazione del rovetto ardente, che poteva sinceramente concludersi senza tutta la parte sinistra, perché la parte sinistra è una interpretazione di Chagall. Il testo nel rovetto ardente non parla, il testo biblico, assolutamente né del passaggio del Mar Rosso che lui rappresenta, né di questo fatto di Mosè. Qui c'è un altro passaggio che la Torah dice, quando Mosè scende con la Torah, il suo volto era illuminato, aveva questa luce particolare, tant'è che qui Chagall, vedete che lo dipinge di giallo, quindi un volto illuminato dalla Shekhinah, dalla provvidenza divina, e tant'è che la Torah ci dice che lui metteva, siccome il popolo si era molto impressionato, lui metteva un masvè, lui metteva un velo davanti al volto. Ma la cosa che ancora di più mi ha, perché non c'è tutto questo, non c'è, l'unica cosa che c'è in quel testo è che viene detto porta fuori il popolo dall'Egitto, ma non per prendere la Torah, che non c'è scritto, c'è scritto per portarlo in Eretz Israele. Quindi a me mi aveva un po' stupito questo fatto. Quando poi, analizzando i testi e studiando questo fatto di questa analogia, di queste corrispondenze, ho detto, forse Chagall, sicuramente con una sua interpretazione, eccetera, ha messo le tavole della legge. Ma siccome nulla viene per caso, non è un caso, perché c'è un'analogia sia nella parte di prologo dei due eventi che nella parte proprio di corrispondenza del testo. Il discorso dell'ultimo scambio tra Mosè e Dio, Mosè si lamenta dopo l'ennesima risposta di Akadosh Baruch Hu che lui sia la bocca che la lingua pesanti, perché il Midrash ci racconta che a 3 anni era stato messo alla prova e gli era stati messi vicino dal faraone un braciere con dei carboni ardenti e un altro con dell'oro. E il Midrash ci dice che lui stava per prendere l'oro, mentre invece poi l'angelo gli sposta la mano e tira su questo carbone, e come tutti i bambini che mettono in bocca tutto, l'aveva appoggiato, per cui Mosè era balbuziente. Quindi lui dice, però l'espressione ebraica Kaved e Kaved Peve Kaved Lashon vuol dire io sono di bocca pesante, di lingua pesante, cioè non riesco a parlare, tu mi mandi a fare il diplomatico del faraone, ma io non sono la persona adatta, non so manco parlare, balbuzio, cosa, cioè, voglio dire. Ecco, però la cosa è che lo stesso in ebraico Kaved, che vuol dire pesante, ma anche Kibud, la stessa radice, la stessa parola, le stesse 3 lettere, Kaf, Bet, Daled, significano onorare, l'ichvod, no? Noi diciamo l'ichvod Shabbat, eccetera. Quindi questa era per mettere in evidenza la quinta corrispondenza tra il testo del rovetto ardente e quello che avviene quando Mosè riceve le tavole della legge. Posso aggiungerei, se posso, aggiungo anche... Posso dire l'ultima cosa che poi... Scusa, ho parlato troppo. Ma per esempio questi rappresentazioni dei raggi luminosi sulla testa, che qui appare anche nel rovetto ardente, ma appare anche quando Mosè va sul monte, il monte Sinai, e riprende una traduzione malfatta, ecco per esempio qui,
non ben fatta della Chemot, perché Michelangelo, che rappresenta Mosè a San Pietro in Vincoli a Roma, e rappresenta Mosè con queste sembrano delle cornicchiole, come diciamo, no? Delle corna, in realtà è una traduzione inesatta dei raggi di luce che infatti emanava Mosè dopo che era stato molto tanto vicino ad Hashem. Poi l'ultima parte, sulla parte sinistra, da quello che ho letto, questi riferimenti sono a fiabe russe, piccoli, come se fossero delle scatole, dei cenni di racconti russi sui quali Chagall si era formato, essendo nato bambino in Russia, appunto. Grazie, scusate. Grazie. Daniele, ci stavi aggiungendo qualcosa? Sì, volevo aggiungere due aspetti. Innanzitutto, Chagall ha una posizione particolare fra i pittori anche ebrei del periodo, che non erano pochi, anche di quelli che venivano dalla stessa formazione sua, di Stettel, eccetera, eccetera. Uno che mi viene in mente fra tutti è Manet Katz, che anche quello è un pittore che è collegato a quel mondo lì, però a grande differenza rispetto a Chagall, è molto più un pittore che si occupa del periodo, del luogo, delle figure, un po' alla Gottlieb, se non mi è presente, cioè un racconto come posso dire, dell'ambiente in cui viveva, che si trova anche in Chagall, ma in Chagall non parla soltanto della Vitebsk come stava, ma ha un'accentuazione sulla lettura della Torah, sul messaggio biblico, e per questo ha chiamato in quel modo il museo, che è originale, è una sua caratteristica. Non è semplicemente il fatto di aver studiato da quelle fonti che lo porta quasi naturalmente a dipingere questo. Non è così. Sono tanti altri pittori che, pur venendo dalla stessa situazione, diciamo, hanno invece un atteggiamento molto diverso fra la propria ispirazione e la Torah. Quindi, se vogliamo prendere, come dice Alfonso, tra il Popa e Shammai, questo. Questo è un aspetto. L'altro aspetto che volevo dire è anche che il senso di questo museo che lui ha voluto creare è proprio questo, cioè sottolineare come le opere che sono state scelte uno dopo l'altro per entrare in questo museo sono opere su cui lui ha visto un particolare importanza del messaggio biblico. All'interno di questo messaggio c'è anche la comunanza con la vita di cui lui ha sempre parlato, anche comunanza con la sua tradizione russa. Io ve l'ho fatto vedere in quello di Cira Shirin, ma lo si può vedere in tanti altri aspetti. Nella sua arte non è che dice ma io sono ebreo e sono russo. Il fatto di mettere insieme le due cose è parte poi tra l'altro integrante di quello che siamo. Per cui io penso che da una parte c'è una unicità in Mosè, in Chagall, nel modo in cui inserisce un messaggio biblico all'interno della sua ispirazione, e dall'altra parte il fatto che comunque l'ispirazione sua non è fatta solo di questo, ma è fatta di una composizione fra il suo mondo russo e la sua forte legame. Lo dimostra questo proverbio avvento, molto intenso da questo punto di vista. Grazie. Sicuramente. Grazie mille. Perfetto. Ci sono altri interventi da parte del pubblico? Allora, io intanto vi ricordo che noi abbiamo un appuntamento domani con il corso abbiamo una lezione con Rav Michael Ascoli che ci parlerà, ve lo dico subito, di Chagall, Rav Samuel David Luzzatto, domani alle 19. Se non ci sono altre domande, io ringrazio tantissimo Daniele Liberanome e Alfonso Sassun per averci fatto trascorrere questo pomeriggio veramente in modo appassionato. Grazie anche a Diego, per me è stato molto utile ascoltare. Grazie a voi.
Grazie. Grazie assolutamente, grazie a voi. Trovate la registrazione come di consueto. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci. Grazie. Tante grazie. Ciao. Ciao. Grazie mille.